Beh, non si riesce a vedere una sagoma di... Mi sono messa più... Buonasera, non ci avviciniamo. Allora, che cosa vuol dire che Salvini è davvero arrabbiato? No, no, però non mi placcate come rugby. Grazie, grazie. Non vi rilascio dichiarazioni, grazie mille. Il vostro asse è continuo. Attenzione, attenzione. Attenzione. Per un eventuale no del Quirinale. Ma chi l'ha fatto arrabbiare Salvini? Lei l'ha fatto arrabbiare? Guardiamo pure le macchine, gli specchietti, ormai siete proprio un uragano. Voi state su Savona, senza Savona salta tutto. No, saltano gli specchietti fino ad ora come quello. Attenzione. Anzi, siete arrabbiati tutti e due se lei mi piace. Scusa. La sintonia continua, no? Perché a lei piace il fatto che Salvini è arrabbiato, è arrabbiato anche lei. Per Savona. Che cosa è successo nel colloquio al Colle? Invece sui tempi, informazione al governo, lunedì. A volte il silenzio parla di più di tante parole, cioè ti sei veramente arrabbiato se non parla. Anche con il sorriso è arrabbiato lo stesso Di Maio. Qui a sinistra, grazie. Io vi vedo e vi piango per il male che vi fate. La cosa che farà guarda, un decreto contro sarà di noi. Anche il cane. No. No, magari vi fornisco qualcosa imbottito per non farvi male, perché sbattete contro pali, specchietti. Sì, senta Di Maio, ma lo abbiamo imparato. Sì, dentro non si può riprendere, proprio. No. Vuoi la Lega? Esatto. Scusa? Rimanete compatti sulla scelta di Savona. Io posso dire solo questo, che c'è perfetta sintonia, no, che c'è perfetta sintonia tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, soprattutto tra i due, in questo momento, leader politici. Ma quindi siete entrambi arrabbiati, vuol dire questo? Quindi entrambi volete sapere. Ripeto quello che ho detto, c'è perfetta sintonia, grazie. Grazie. Siete arrabbiati all'unisono.